Marco Travaglio, allora comincio da te, perché oggi Maria Elena Boschi di Italia Viva ha proposto in Commissione Vigilanza RAI di estendere a giornalisti e commentatori le regole della par condicio che valgono per i politici, fino al punto di escludere dalle trasmissioni della RAI gli opinionisti che definisce schierati, e ha fatto un esempio ben preciso. Ha detto: le sentenze che condannano Travaglio come pregiudicato e diffamatore dimostrano che non è credibile come giornalista imparziale. Che sia politicamente schierato lo sanno anche i muri. Come rispondi, e che cosa vuol dire quando i politici vogliono decidere chi sono i giornalisti buoni e quelli cattivi? Ma intanto do una notizia. Quasi tutti i giornalisti sono pregiudicati o pluripregiudicati, perché vengono querelati continuamente a manette e ogni tanto perdono una causa. Io su 300 penali ho avuto una multa a 1000 euro da pagare a Previti. Se questo fa di me una persona non imparziale, non capisco che cosa c'entri la parzialità o l'imparzialità. Ma questa poveretta non sa proprio che cosa vuol dire imparzialità. Lei la scambia con l'assenza di pensiero. Noi abbiamo molti politici che si circondano di esseri depensanti e quindi pensano che se uno ha un pensiero non è imparziale. Io sono schieratissimo. Eppure sono imparziale, perché sono schieratissimo dalla mia parte, dalla parte delle mie idee, che difendo in qualsiasi circostanza, possibilmente senza cambiarle. Se le cambio, spiego perché mi ero sbagliato prima, perché non si può fare tutte le parti in commedia come invece fanno i politici. Dopodiché questa cosa a me non mi riguarda, perché io tanto in Rai non ci metto piede, io sto da te, Lilli, perché hai la bontà di invitarmi, e sto al 9 ad accordi e disaccordi, quindi non mi interessa. È molto ridicolo quello che succede, perché tra l'altro è una vecchia storia, è un'eternità. Ci avevano già provato i berlusconiani più stupidi a ripulire le trasmissioni di quelli che loro dicevano essere schierati, avendo un battaglione di giornalisti non schierati ma pagati dallo stesso Berlusconi, che ovviamente tiravano dalla parte di chi li pagava. Io ho la fortuna di dirigere un giornale che si pubblica da solo. Adesso sarà interessante vedere chi sarà a decidere chi è schierato e chi non è schierato. Ecco. Io non vedo l'ora, ma temo che la Boschi, come le accade spesso ultimamente, non se la filerà nessuno, e che quindi anche questa finirà nel nulla. Italo Bocchino, c'è una qualche motivazione che vorrei ricordare, che la politica, invece di risolvere il problema di fondo del nostro paese, che è il conflitto di interessi, no? Dai tempi di Berlusconi, hanno già allora inventato la par condicio, adesso la vogliono addirittura ampliare con delle cose veramente un po' surreali. Oppure ci vedi qualche cosa di fattibile, di serio per una democrazia, diciamo? Poi nelle non democrazie esiste di tutto di più. Ma allora, io ho trovato molto interessante l'intervento di Massimo Giannini, la sua critica alla legge sulla par condicio, che, ricordiamolo, è una legge che fu fatta nel 2000 in vista delle elezioni politiche del 2001, quando la sinistra fece questa legge contro Berlusconi e contro il centrodestra. Quindi la stupidità voglio solo ricordare, però scusami Italo, per correttezza. È del 2000, la par condicio. Sì, ma perché c'era un conflitto di interessi riconosciuto in tutto il mondo libero, che era rappresentato da Berlusconi, che era proprietario di metà del cielo televisivo e controllava anche quello pubblico. Che quando il problema era Berlusconi, proprietario delle televisioni, si sosteneva che bisognava limitare la libertà con le par condicio. Ma l'hai sostenuto anche tu. E la tu? Sinistra, un attimo solo, sto solo raccontando storicamente cosa è accaduto. La sinistra ha fatto la legge sulla par condicio. Ha ragione sempre Massimo Giannini quando, citando il bellissimo spot del Washington Post, dice: la democrazia muore nell'oscurità, ma la democrazia muore anche negli incendi. Quindi che cosa accade? La proposta della Boschi è una proposta utopicamente ragionevole e impossibile da mettere in pratica. Lei in realtà ricalca quello che ha depositato nei giorni scorsi la GCOM. Ma perché è ragionevole? Perché è ragionevole quello che scrive la GCOM, articolo 7, comma 3, prima che parlasse la Boschi, e scrive, dicendo
della necessità di equilibrio nelle trasmissioni per quanto riguarda i politici, ma anche le posizioni di contenuto politico espresse da soggetti e persone non direttamente partecipanti alla competizione elettorale. Italo, siccome sei anche giornalista, chi decide? E poi voglio sentire anche Monica. Ho detto che è impossibile da applicare, cioè bisogna che facciamo l'albo degli opinionisti. Ma va criticata quindi, proprio alla radice, io se una posso cosa parlare, che non può stare in piedi, posso parlare, figurati. Io critico alla radice la legge sulla par condicio, okay, quindi lei, faccio lei prima lei. Di te. Cioè, ma non critichi l'anomalia italiana del conflitto di interessi? Per me non ci deve essere la legge sulla par condicio, nel senso che il conduttore invita quello che ritiene che dia delle risposte migliori, che faccia più audience, che piaccia di più ai telespettatori, e poi spetta al giornalista, ognuno di noi. Ci sono anche giornalisti che cercano di fare questo mestiere deontologicamente, in modo serio, trovare l'equilibrio. È il giornalista serio che deve trovare deontologicamente l'equilibrio. Il fatto che il RAI, anziché appellarsi alla deontologia del giornalista, bisogna andare a fare un regolamento, a pensare a quello che scrive la GCOM, all'emendamento della Boschi e alla legge sulla par condicio, mi fa pensare che qualcosa è saltato nei meccanismi anche della deontologia. È saltato, forse... Oppure qualcosa è saltato anche nella testa dei politici. No, ma rischiamo che salti l'articolo 21 della Costituzione, cioè ognuno è libero di manifestare il proprio pensiero senza censure, ma forse anche senza etichette. Santo cielo, ma io devo andare in RAI con l'etichetta neutrale, oppure sinistra o destra? No, ma non siamo ci sono a questo. Allora, non no, ci devono essere di no. etichette. L'errore è stata la legge sulla par condicio che la sinistra ha voluto con ragioni posso politiche. Italo al volo, ma l'errore forse l'ha è no, il problema sinistra. Di oggi. L'ha inventato la sinistra italiana. Però, allora, no, però scusatemi. Ti do subito la parola a Giannini, voglio sentire Marco Travaglio. Date la colpa alla destra. Non parliamo della par condicio. La Boschi è di sinistra, la par condicio è la Boschi è di sinistra. Sembra che la colpa sia della destra. Forse Marco Travaglio, per favore, perché siccome noi abbiamo... Io ho lavorato in RAI con la par condicio e ho lavorato negli anni d'oro del massimo del conflitto di interessi, motivo per cui è stata varata la necessità di una par condicio. Marco Travaglio. Ma la par condicio è stata varata perché c'era il proprietario di metà del sistema televisivo che era entrato in politica e utilizzava le sue televisioni per fare propaganda al suo partito. E il partito di Bocchino, quando si è staccato da Berlusconi, se n'è accorto perché quelle televisioni sono state usate come manganello contro Fini e anche contro di lui. E lui in quel momento si è accorto di quanto era utile la par condicio. C'erano tutte le star di Mediaset che facevano gli spot c'era elettorali a Berlusconi. Marco. Il giorno prima, Marco, il giorno prima delle elezioni. L'hanno fatto lo questa stesso. È la ragione. Ma non la par condicio riguarda la presenza dei politici in campagna elettorale in televisione. Cosa c'entrano i giornalisti? Il giornalista va in televisione per dire oggi piove se piove, oggi c'è sole se c'è sole. La Boschi vuole il contraddittorio perché ci sia accanto al giornalista che dice che piove un giornalista che dice che c'è sole e se io dico che la Libia non è in Africa ce ne vuole un altro che dica che la Libia è in Sud America, questo è quello che ma vuole chi sono, perché? Perché, Marco non, Travaglio, le, perché chi non le piace Marco, il, ma tu sono, sei anche un leader politico chi sono i giornalisti imparziali in questo schema? Tu sei un leader politico dei 5 Stelle anche, guarda, bisogna dirlo la linea la dai tu ai 5 Stelle niente, non mi quindi sono mai candidato. È giusto. Non dobbiamo guarda, nasconderci dietro il dito dell'imparzialità. Molti di noi, io compreso, io sono un giornalista militante, lo ammetto. Tu sei un giornalista militante, ammettilo anche tu. Tu sei il direttore di un giornale di partito, io sono il direttore di un, di un giornale, giornale di partito dei 5 tutti Stelle. Quelli, ma neanche per idea, ma come nemmeno no? per sogno. Tu non leggi bene il tuo giornale. Leggi meglio il tuo giornale. Guarda, ti faccio un esempio tra i mille. Sai chi ha fatto avere il primo avviso di garanzia alla Raggi? Il Fatto Quotidiano. Quindi a me non me ne frega niente 5 Stelle o non 5 Stelle. Se i 5 Stelle fanno la spazza corrotti gli do ragione perché l'ho chiesta prima che nascessero. Quindi con me non attacca questo discorso. Dopodiché, dato che mi stavo domandando chi sono i giornalisti imparziali, ho provato a indovinarli. Sul Fatto di Domani ho fatto una rassegna. C'era un giornalista che si chiama Bruno Vespa che paragonò Maria Elena Boschi a Santa Teresa d'Avila che, scolpita dal Bernini per Santa Maria della Vittoria a Roma, acquista sensualità nel momento in cui la trafigge la freccia dell'estasi divina. Ecco, io immagino che per la Boschi questa sia imparzialità. Questo a casa mia si chiama lecchinaggio. Non qual mi è attaccare il Bruno Boschi? Vespa che è un e giornalista che... di vabbè, comprovata professionalità come... di lunghissimo no, corso. Non è un giornalista. Che ha scambiato la Boschi
per Santa Teresa d'Avila. Si crede equidistante ed è equivicino, come diceva Gian Antonio Stella. Ma ho fatto un solo esempio, domani ne troverete tanti altri. L'ho fatto perché la Boschi dice che si sente garantita dai giornalisti della RAI e non vuole quelli fuori. Perché? Perché alla RAI, nei 4 anni del governo Renzi-Boschi, la RAI era tutta renziana e boschiana, era tutta così. Il problema è che non si era sono Giannini accorti Giannini per la verità che, hanno... che poi è stato cacciato e poi è stato cacciato proprio per ordine loro perché proprio perché parlava di Banca Etruria, quindi calza a pennello e gli altri sono rimasti. Ma adesso che Renzi e la Boschi non contano più niente, tutti i renziani di allora sono diventati della Lega, di Fratelli d'Italia, sono tornati in Forza Italia o sono rimasti nel PD, e quindi ho l'impressione che la Boschi anche con quelli della RAI abbia poco da pescare. Perché? Perché quando non conti più niente alla RAI non ti si fila più nessuno. Massimo Giannini. Sì, allora, intanto sì, sono testimone. Tra l'altro voglio dire che Maria Elena Boschi è stata da noi invitata questa sera, ovviamente in trasmissione, ma ha declinato l'invito. Sono testimone, mio malgrado, di quella stagione, come ricordavi tu, ed effettivamente già in quella circostanza si era capito qual era l'idea di giornalismo che piaceva a Renzi e ai renziani, quindi non mi stupisce di quello che succede oggi. Però detto tutto questo, per chiarire sulla par condicio, io ho detto prima, in un paese normale la par condicio non dovrebbe esistere, ma per la ragione banalissima che in un paese normale, hai fatto bene tu a precisarlo Lilli, non dovrebbe esistere il conflitto di interessi, o meglio dovrebbe esistere una legge che disciplina in maniera severa il conflitto di interessi, cosa che ai tempi di Berlusconi purtroppo non è stata adesso fatta. Adesso tra l'altro sta ecco per arrivare un altro conflitto di interessi, perché se l'ENI vende l'agenzia di stampa AGI, che anche oggi sciopera, i suoi giornalisti scioperano contro la ventilata possibile probabile acquisizione da parte del senatore della Lega nonché re delle cliniche della sanità privata Angelucci, compra un'agenzia che come dicevo prima partecipata si aggiunge già alla proprietà del giornale di Libero e del Tempo, un parlamentare della Lega. Ditemi voi se questa è una cosa normale. Dopodiché, ecco, per concludere su Berlusconi, la ragione per la quale si dovette ricorrere alla par condicio era una sorta di riduzione del danno, perché era padrone di tutto, 3 reti private e le 3 reti pubbliche come Presidente del Consiglio, o andavamo tutti la domenica in piazza a fare ginnastica come ai tempi del Duce, o se no qualche cosa dovevi fare, no? La par condicio è stata quella, poi è diventata la foglia di fico, oggi è una foglia di fico la par condicio, diciamo la verità, e l'idea di trasformare anche i giornalisti, opinionisti, ragione Monica, violando l'articolo 21 della Costituzione, è un'idea illiberale, che purtroppo però c'è nella politica di oggi. C'è. Marco Travaglio, tra l'altro oggi si è rivisto anche il senatore Angelucci della Lega per l'appunto, che è un recordman delle assenze in Parlamento e che è venuto a votare per votare contro la mozione di sfiducia al suo leader, a Salvini evidentemente. Marco Travaglio, che segnale è per la situazione politica e per la maggioranza questa 2 giorni di mozioni di sfiducia, perché adesso la maggioranza è sicuramente ricompattata. Beh, ma sai, con questo ragionamento, se le opposizioni dovessero fare soltanto ciò che le fa vincere in Parlamento, non dovrebbero fare assolutamente niente, perché essendo che sono opposizioni non hanno la maggioranza, a meno che non ci siano franchi tiratori, ma si è votato palese, e non ci siano assenze, ma erano stati precettati, tant'è che ci è andato addirittura Angelucci che non lo vedevano dalla notte dei tempi, è ovvio che sono battaglie di testimonianza, sono battaglie per far tanto per far vedere ai cittadini che l'opposizione fa il suo mestiere, e poi per fare delle battaglie di principio. Non tutte le battaglie perse sono battaglie sbagliate, anzi spesso le battaglie migliori sono quelle che si perdono, però nello stesso tempo si fanno girare delle informazioni, si dicono delle cose, si costringe la Lega, come diceva Monica, a disconoscere quel patto con toni così perentori che era stato siglato nel 2017-2018 con Russia Unita, insomma
si rende edotta la cittadinanza del fatto che la Santanchè, dopo aver chiesto le dimissioni dell'Universo Mondo, perché non c'è politico di centrosinistra di cui la Santanchè non abbia chiesto le dimissioni nella sua vita. C'è una sfilza di sue richieste di dimissioni pazzesche. Diciamo. Alcune aveva ragione la Santanchè, per altre faceva ridere i polli. Stavolta. Sì, 18. Ci sono dei fact checker che si sono divertiti a fare l'elenco dei suoi tweet in cui diceva vattene, levati dalle palle, eccetera. Quindi, voglio dire, oggi è chiaro che una maggioranza normale avrebbe dovuto accompagnarla alla porta, anche perché lo sanno pure loro che la dovranno accompagnare alla porta. Stanno solo aspettando lo step e si stanno domandando: la mandiamo via quando c'è la richiesta di rinvio a giudizio e diventa imputata? La mandiamo via se ci sarà il rinvio a giudizio? Aspettiamo la sentenza di primo grado? Nel frattempo è ovvio che verranno depositati gli atti nell'udienza preliminare, quindi verranno fuori altre cose, e quindi è ovvio che una maggioranza, che una destra che fa della legalità, almeno propagandisticamente, una sua bandiera, deve decidere fino a quando sopporterà. Poi ci sono le guerre interne, quindi è ovvio che i leghisti tirano verso la Santanchè, i Fratelli d'Italia tirano verso i leghisti, insomma c'è una competizione anche interna, quindi è giusto che le opposizioni cerchino di farla esplodere. Intanto mi correggo, ovviamente Angelucci non è senatore ma è deputato, anche perché se no non sarebbe potuto andare oggi alla Camera per votare. Senti, Italo Bocchino, ma quindi qualora la Santanchè dovesse essere rinviata a giudizio per truffa ai danni dello Stato, si dimetterà? Ma guarda, questo dipende esclusivamente da una valutazione di opportunità politica. Ma dovrebbe, secondo che la te? Persona interessata. Allora, io penso che bisogna stare attenti a richiedere le dimissioni nei confronti di tutti, quelli di destra e quelli di sinistra, quando c'è soltanto una richiesta di rinvio a giudizio. Io stesso sono stato sottoposto a 9 anni di procedimento penale, a 90 articoli del Fatto Quotidiano che era traffico di influenze, descrivevano, però, no, mi descrivevano, no, era una serie di cose. Sono stato assolto con le scuse per non aver commesso il fatto, che la formula per dire scusa, il tribunale dice ci scusiamo con l'imputato perché la procura ha proprio preso una cantonata. E sono stato sospeso fino a che non mi hai chiamato tu a fare le motivazioni. L'opinionista prima che ci fosse l'albo. Credo che ci sia prima scritto. Prima che ci fosse l'albo. Cosa dice Travaglio? No, intanto voglio ricordare che tu non eri ministro. Perché non c'è scritto che io si scusano per aver preso una cantonata. C'è solo scritto. Ho detto che la formula, perché il fatto non sussiste, significa che non sussiste il fatto per cui sei accusato. Cioè la formula più ampia, come tu sai bene, essendo un giurista acquisito nella militanza giornalistica. No, ma hai detto che ti hanno fatto le scuse. Non ho detto questo, è la formula che significa che praticamente hanno preso una cantonata. Ma detto questo, allora sospendere una persona dai propri diritti civili in attesa che un giudice si esprima, secondo me è un errore. È un errore, secondo me. Quindi, diciamo, adesso io non credo che la Santanchè sapesse, visto che c'era un delegato al personale, che c'era il pagamento meno dell'INPS durante la cassa integrazione Covid, eccetera. Lo decida un giudice, ma non sia oggetto di battaglia politica. Secondo me sarebbe un errore da parte del governo e da parte della maggioranza spingere la Santanchè alle dimissioni soltanto con il rinvio a giudizio.